Buon pomeriggio, siamo collegati allo stadio comunale Saverio Spinella di Merito Porto Salvo. Stiamo per assistere alla partita agli giovanissimi provinciali tra Calcistica Spinella e Interregio. È Domenico Tripodi che vi parla e vi auguro buon ascolto e buona visione. Passiamo a presentare le squadre che scenderanno in campo. Partiamo dalla squadra ospite allenata da mister Francesco De Stefano. Interregio si schiera con tra i pali Luvarà, Allegra, Calabrò, Lentini, Marino, Nocera, Kundara, Giorgi, Condemi, Giuseppe, Caridi, Giuseppe, Ferrato, Angelo. A disposizione Paviglianiti e Tripodi Cristian. I padroni di casa, allenati da mister Annunziato Manti, si schierano con Gabriele Manti tra i pali, Meduri, Francesco Senior, Crea, Leone, Neri, Borruto, Vadalà, Cua, Perla, Toscano, Barbato. A disposizione di mister Manti, Nelo, Meduri, Junior, Surfaro, Lori, Mili, Giancarlo, Marrari, Giuseppe, Sergi, Alex. La partita è iniziata in questo momento. Gli ospiti si schierano da sinistra verso destra rispetto ai vostri teleschermi. Divisa blu, strisce bianche, pantaloncini blu e calzettoni blu, mentre i padroni di casa da destra verso sinistra, maglia bianca, pantaloncini e calzettoni neri. Frattempo, calcio di punizione che si appresta a battere la Calcistica Spinella con Antonino Neri. Cross nel mezzo, tiro diretto in porta, esce Luvara e fa sua la palla. Rinvia, la palla arriva a Crea che cerca di spassare, recupera Toscano, cerca di involarsi sull'out di destra. Rimessa laterale che si appresta a battere Francesco Meduri Senior. Recupera l'Interregio, perde palla. Recupera Gabriele Vadalà. Gioca dietro l'Interregio. Sbaglia un passaggio qua. La palla arriva a Perla. Perla, ancora lui, tiro di destro, rimpallato alla difesa. Può ripartire in contropiede l'Interregio. Si era involato Angelo Ferrato, ma anticipa la difesa. Frattempo si gioca a centrocampo con Toscano che recupera la palla. Toscano cerca di andarsene, forse è sgambettato, non è così per il direttore di gara che prosegue l'azione. Riparte l'Interregio con Giorgi, ruba palla Borruto, questo è Barbato, scambia con Perla, quest'ultimo cerca la triangolazione con Toscano, triangolazione che non viene chiusa, recupera ancora la Calcistica, lo fa con Cua, Toscano, ancora lui, Toscano, Cua scambia dietro con Neri. Palla persa da Neri, può ripartire Caridi Giuseppe, lancio lungo per Giuseppe Condemi, la palla termina in out. Gioca dietro la Calcistica Spinella con Denis, cerca e trova lo scambio con Borruto, quest'ultimo cerca l'involata per Perla. Fa buona guardia alla difesa, recupera Ferrato, commette fallo Neri sull'attaccante Regino, calcio di punizione per gli ospiti, si appresta a battere Nocera, gioca con il compagno di reparto,
Ancora la palla arriva a Nocera, lascia scorrere per Pietro Calabro. Con quest'ultimo cerca lo scambio con Angelo Ferrato, ma la palla termina fuori. Si appresta la rimessa dal fondo del portiere di casa. La palla arriva a Cuba, perde palla, la recupera Angelo Ferrato, ancora lui, perde l'attimo, la palla rimane ancora lì. Tiro di sinistro di Giorgi con la palla che termina abbondantemente fuori dai pali. Prima occasione della gara, arriva tra i piedi di Giorgi che manda la palla in out. Scambia corto il portiere con Nicolò, la palla, questo è Leone, scambia ancora con Cua, Neri cerca di andarsene sull'out di sinistra, supera la metà campo, prova il passaggio per Perla, gioco di gambe, cerca di andarsene in aria, primo calcio d'angolo del match, favore dei padroni di casa. Si appresta a battere Neri. Neri, cross nel mezzo, la palla rimane in aria, cerca di spazzare la difesa. Toscano, Perla, commette fallo Toscano in attacco, calcio di punizione per l'Interreggio. La palla arriva a Perla, rimessa laterale per i padroni di casa. Perla scambia con Toscano, ancora Perla, cerca il cross nel mezzo, la palla si salva la difesa che esce con palla al piede, supera la metà campo, cerca lo scambio con Giuseppe Carini, palla che viene intercettata, può ripartire Barbato, recupera la palla Lorenzo Lentini e manda in out. Si presta la battuta Francesco Meduri senior, scambia con Barbato, quest'ultimo che cerca di andarsene. Rimanda ancora in out la difesa Regina. La palla ancora danza pericolosa, spazza la difesa, recupera Neri. Nicolò. Un batte ribatti di testa, spazza Kundara. La palla era diretta per Giuseppe Condemi, ma crea fa buona guardia. Può ripartire Spinella. Francesco Meduri sbaglia il passaggio, recupera Perla, per il direttore di gara in modo falloso, calcio di punizione sulla metà campo per gli ospiti. Cross nel mezzo, stacco di tacco, secondo altro pericolo, ma fa buona guardia il portiere Manti che esce, recupera la palla, cerca il rinvio per il compagno, la palla termina a centrocampo al capitano dell'Interreggio Kundara. Gioca dietro l'Interreggio, rischia qualcosa, recupera la palla Pietro Calabro, cambia con Angelo Ferrato, cerca il cross nel mezzo per Giuseppe Caridi, la palla rimane ancora lì. Con la palla che termina secondo il direttore di gara,
rimessa dal fondo per i padroni di casa. Scambia corto con Neri, lascia scorrere Neri, può ripartire in contropiede sull'auto di sinistra. La palla arriva a Toscano, fa buona guardia Pietro Calabro. Neri passa per Perla, quest'ultimo colpisce di testa per Toscano, ancora Toscano cerca il passaggio per Perla, recupera Barbato, si sbaglia il passaggio, pasticcio a centrocampo, può ripartire l'interreggio, lo fa con Kundara, buono il recupero di Francesco Meduri. La palla termina in rimessa laterale. Sbaglia l'interreggia, può ripartire Antonio Perla. Passaggio per Toscano. Toscano si invola in porta, tiro di sinistro. La palla termina abbondantemente fuori. Prima vera occasione per i padroni di casa. Tutto questo al decimo del primo tempo. Il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Frattempo sbaglia il rinvio il portiere ospite. Recupera la palla Antonio Perla. Questo è Toscano. Antonio Perla scambia con Barbato. Barbato, passaggio per Perla. Perla entra in aria, salta il portiere. La palla termina fuori. Si allunga forse troppo la palla l'attaccante melitese. Fortunata l'interreggio, sfortunati i padroni di casa. Sbaglia ancora il rilancio il portiere ospite, però può riuscire, può uscire palla al piede l'interreggio. La palla arriva a Gabriele Vadalà. Sbaglia il passaggio Pietro Calabro per il compagno, la palla termina fuori. Toscano cerca lo scambio con Perla, nel frattempo la palla arriva a Nocera, ancora l'interreggio in avanti, lo fa con Angelo Ferrato. Angelo Ferrato passa per Nocera, non trova nessun compagno, può ripartire la calcistica Spinella e lo fa con Barbato. Barbato scambio con Vadalà, quest'ultimo non trova il compagno di squadra, può ripartire ancora l'interreggio, lo fa con Nocera. Cua scambia con Barbato, sbaglia il controllo, si gioca a centrocampo. Si allunga troppo la palla Giorgi, pisce di testa Nocera, numero di Giorgi, se ne va sull'alto di sinistra, cross nel mezzo, la palla viene intercettata dalla difesa con la calcistica che può ripartire con Barbato, scambia con Vadalà, quest'ultimo ancora per Toscano, la palla non arriva a lui. Borruto non trova il compagno di squadra, molti errori da entrambe le parti. Leone con molta calma trova e cerca il passaggio per Neri, ennesimo errore. La palla danza tra le teste dei due giocatori, ancora Perla cerca di andarsene. Rimessa laterale per i padroni di casa, siamo giunti al tredicesimo del primo tempo, il risultato è sempre di 0-0. Perla, la palla arriva a Borruto, Perla ancora lui,
Prova il cross per Toscano. Cross troppo lungo con la palla che termina tra le braccia di Luvarà. Si appresta al rinvio. La palla arriva a Cuba. Pisce di testa. L'Interregio può ripartire. Lo fa sul lato di destra con Calabro, con quest'ultimo che si allunga troppo la palla e termina in out. Perla. Intercetta la difesa con Giuseppe Pio Marino. Questo è Antonino Neri. Poi il passaggio per Perla. Secondo il direttore di gara, la palla era uscita fuori, quindi si tratta di una rimessa laterale in favore ospite. Neri, campanile, la palla arriva Badalà, scambio con Barbato, Toscano cerca e trova la triangolazione con Badalà, cross nel mezzo, la palla attraversa l'area e Luvarà pare in due tempi. Nocera, la palla scorre e arriva tra le braccia di Manti. Prende palla Francesco Meduri, la gioca con Badalà, quest'ultimo perde palla a centrocampo. Può partire Toscano, può partire Toscano, cerca qualcosa di troppo, commette fallo in attacco Toscano, calcio di punizione per l'Interregio. Siamo giunti al 16° del primo tempo, il risultato è sempre fermo sullo 0-0. E al presto un calcio di punizione nella difesa dell'Interregio, la palla arriva a Calabro, gioca per Nocera. Quest'ultimo trova il passaggio per il compagno di squadra, recupera Nicolò Barruto e gioca con Toscano, chiama palla a Barbato. Toscano cerca di involarsi sul lato di sinistra, cross nel mezzo, la palla passa, arriva a Barbato, tiro, rete, passa in vantaggio la calcistica al 16° minuto del primo tempo con il gol di Samuel Barbato. Cambia il risultato al Saverio Spinella, calcistica 1 Interregio 0. Al 16° del primo tempo ha messo la palla in rete Samuel Barbato. Gioca l'Interregio alla ricerca di un possibile pareggio, commette fallo in attacco alla calcistica, calcio di punizione poco prima della metà campo. Calcio di punizione che viene scaraventato in avanti, la palla arriva all'autore del gol, si tratta di Samuel Barbato, gioco di gambe, forse cerca un po' troppo, la palla viene recuperata da Giorgi. La gioca con Demi, ma Gabriele Manti fa buona guardia, recupera la palla, aspetta che i compagni vanno avanti mandando il rilancio. Riparte ancora l'Interregio, la palla passa, arriva a Condemi Giuseppe, con quest'ultimo che si trova in posizione di fuorigioco secondo il direttore di gara. Il calcio di punizione che viene battuto da Leone, gioca con Neri, quest'ultimo cerca lo scambio con Perla, viene commesso fallo su di lui, calcio di punizione sulla metà campo.
lascia Neri per Leone, gioca corto Leone per Antonio Neri, Toscano scambia con Neri, intercetta la difesa dell'interreggio mandando la palla in out. Rimessa laterale che sta per essere effettuata da Neri, scambia con Toscano, cross nel mezzo, respinge la difesa a Regina e può partire il contropiede. Grande recupero di Borruto. La palla viene scavalcata, attenzione l'interreggio in avanti con Ferrato, tenta il tiro di sinistro e la palla termina fuori. Gioca corto Manti per Borruto, quest'ultimo cerca un compagno, lo trova, la palla arriva a Toscano, scambia con Antonio Perla, cerca di andarsene, viene anticipato da Calabro con Perla che viene richiamato dal direttore di gara. Calcio di punizione battuto per gli ospiti. Può ripartire l'interreggio, arriva sulla metà campo, scambio con Angelo Ferrato che non trova l'impatto con la palla, Toscano tenta campanile per Perla, la palla arriva a Perla, tiro di destro, palla termina abbondantemente fuori dai pali, altra occasione per la calcistica per raddoppiare. Siamo al 21esimo del primo tempo, calcistica 1, interreggio 0. Gioca l'interreggio in difesa, la palla arriva a Nocera, scambia con il capitano, si tratta di Kundara Nair. Leone colpisce di testa, la palla rimane ancora al centrocampo, commette fallo Cua ai danni di Giorgi, calcio di punizione per l'interreggio. Si appresta a battere il capitano dell'interreggio, si tratta di Kundara Nair. Un solo uomo in barriera per i padroni di casa, si tratta di Toscano, cross nel mezzo, la palla oltrepassa mille gambe, arriva a Nocera, può ripartire Perla, attenzione, scambia con Toscano, tutta la calcistica quasi in avanti, Toscano salta il primo uomo, si invola ancora lui, scambia con Neri, tiro di Neri, la palla termina abbondantemente fuori. Erano circa 8 uomini della calcistica contro la sola difesa Regina, la scampa bene la difesa, attenzione, sbaglia il rinvio il difensore, la palla termina tra i piedi Toscano, scambia con Perla, Perla cerca Barbato, cambio, passaggio debole per Perla, prende palla Perla, cerca il tiro, rimpallato alla difesa che ne esce, lo fa con Giorgi, attenzione, commette fallo Perla, è il secondo, questa volta per il direttore di gara si tratta di ammonizione per l'attaccante melitese. Siamo giunti al 23esimo ed è stato ammonito Antonio Perla per aver commesso fallo
ai danni di, del giocatore. Si tratta di Giorgi. Calcio di punizione che rimane sulla metà campo Regina. Stesso Giorgi si presenta sulla battuta, cerca cross nel mezzo. Palla che viene recuperata da Perla che parte in velocità. Perla cerca Toscano, lo trova. Toscano di sinistro trova il tiro in porta. Tiro che viene chiusa con in molta, con poca precisione, la palla termina fuori. Ennesima occasione sprecata per Toscano. Questo è Calabro che non trova l'aggancio e lo stop con la palla che termina fuori. Neri scambia con Toscano, Toscano prova il tiro di sinistro, la palla termina fuori, controllata pure dal portiere. Gioca corto Lentini per Marino. Colpisce di testa Borruto. La palla rimane ancora al centrocampo per le padrone di casa. Perla scambia con Toscano. Toscano ancora per Perla. Perla gioca con Barbato. Quest'ultimo scambia con Cua. Cua. Barbato. Passaggio nel mezzo. La palla arriva a Toscano che si trova in posizione di fuorigioco. Rinvia la difesa Regina, la palla viene giocata a centrocampo. Palla che arriva a Nocera. Con Francesco Meduri Senior che non rischia e manda la palla fuori. Borruto cerca di spazzare, la palla arriva ancora all'interno tra i piedi di Giuseppe Cariri. Attenzione, la palla danza pericolosamente nell'area melitese con Neri che esce, la palla rimane nel rettangolo di gioco. Neri scambia con Perla, ancora Neri, triangolazione, Toscano, Toscano cerca di saltare l'uomo, anticipa la difesa Regina con la palla che arriva ad Allegra che non controlla bene e termina in out. Cuba scambia con Barbato, la palla arriva a Perla. Toscano di sinistra poi il tiro, sbaglia mille bersaglio. Il tiro era stato smorzato secondo il direttore di gara da un giocatore ospite, quindi si tratta di calcio d'angolo, il secondo nelle file della calcistica e anche il secondo del match. Sul punto di battuta si sta avvicinando Antonino Neri. Neri chiama lo schema, cross nel mezzo, la palla che attraversa tutta l'area viene recuperata da Toscano. Ancora la palla rimane a Toscano, gioca con Cua, con quest'ultimo che non trova l'aggancio. Errore di Borruto che recupera. Ora Borruto, la palla che termina fuori, invano il recupero di Neri,
rimessa laterale per gli ospiti. Barbato recupera palla, viene commesso fallo in attacco dai padroni di casa, calcio di punizione per gli ospiti. La palla arriva a Caridi, non c'era, ancora Caridi, commette fallo. Commette fallo Giuseppe Caridi ai danni del numero 18 Melitese, si tratta di Gabriele Padalla, calcio di punizione che viene battuto da Leone, scambia con Cua, quest'ultimo perde palla, l'ultimo tocco del giocatore ospite, rimessa laterale, non è andata a buon fine, può ripartire l'interregio, lo fa con Giuseppe Caridi, cerca con Demi, con quest'ultimo che si trova in posizione di fuorigioco. Neri in vola sull'out di destra, scambia con Vadalà, Vadalà per Perla, Perla passaggio per Toscano, si invola in aria che con un tiro di destro di punta piena colpisce il palo, ennesimo gol mancato per il per l'attaccante melitese. Con la palla che si stampa, con la palla che si stampa nell'incrocio dei pali. Altra ammonizione nelle file del calcisti Caspinella, me l'ha ammonito Gabriele Toscano. Siamo giunti al 31esimo minuto di questo primo tempo, il risultato è di calcistica 1, interreggio 0, nel frattempo gioca a centrocampo la calcistica, recupera palla con Vadalà, prezzato da Calabro, recupera, ruba palla Calabro, rimessa laterale per gli ospiti. Calabro cerca il capitano Kundara, può ripartire in contropiede la calcistica, grande recupero del centrocampista Giuseppe Condemi, manda la palla in out, rimessa laterale battuta da un Perla che si invola sul lato di sinistra, cerca il cross nel mezzo, il portiere con difficoltà pare e manda in angolo, terzo calcio d'angolo per i padroni di casa. Il solito Neri che si appresta a battere. Cross nel mezzo di Neri. La palla danza pericolosa. Commesso fallo secondo il direttore di gara, in attacco per i padroni di casa, calcio di punizione, calcio di punizione per l'interreggio. La palla arriva a Crea che colpisce di testa, ancora la palla si innalza, qua cerca di involarsi, recupera la palla l'interreggio, colpisce Leone, perde palla Cua, la palla arriva a Ferrato, a buona guardia Manti che esce e prende palla giocandola con Francesco Meduri,
cerca lo scambio toscano per Barbato, con la palla che l'ultimo tocco di un giocatore ospite, rimessa laterale per i padroni di casa. Siamo giunti al 34esimo. Nel frattempo Perla spreca una grande occasione per portarsi sul 2-0. La palla che viene giocata momentaneamente a centrocampo. Palla che arriva a Ferrato. Perde palla. Può partire Borruto che si allunga troppo la palla. Ancora Borruto. Si invola Calabro. Commette fallo Neri ai danni di Calabro. Calcio di punizione. Quando mancano pochi secondi allo scadere di questo primo tempo. Calcio di punizione per gli ospiti. Nel tempo siamo giunti al 35esimo. Calcio di punizione che starebbe per essere battuto da Ferrato. Ferrato, cross nel mezzo, più che un cross era un tiro cross, con il direttore di gara che dichiara la fine di questo primo tempo. Ricordiamo il risultato: calcistica Spinella 1, Interregio 0, assegnata al 13esimo del primo tempo Samuel Barbato. La linea può tornare allo studio, a risentirci per il secondo tempo.